Nuovo video unboxing e recensione, nuova collezione in casa Peppe Varca. Da oggi, infatti, per la linea Siege Figures di Bandai è partita una nuova scimmia con le action figures dedicate a One Piece. Chi segue già il canale saprà che sto collezionando le Siege Figures di Dragon Ball e da oggi mi tocca anche One Piece e quindi non potevo che cominciare con Luffy nella sua prima versione, quella di Romance Dawn. Recuperata come sempre da ilcolossodeinerd.com, di cui trovate tutti i riferimenti e il link qui sotto in descrizione. Quindi, ragà, non ci resta che cominciare. Cominciamo come sempre dagli accessori. La prima cosa che vi faccio notare, come sempre in ogni recensione di Siege Figures, è la mancanza di basetta con relativo supporto. In questo caso per Luffy mancano anche gli effetti degli attacchi Gomu Gomu, perché ovviamente saranno disponibili in un set a parte, sia la basetta che gli effetti. Ottimo lavoro, come sempre, Bandai. Per quanto riguarda invece gli accessori disponibili con questo Luffy, abbiamo il classico cappello di paglia. Meraviglioso, riprodotto abbastanza fedelmente con tutte le varie striature e i vari effetti appunto della paglia. Mi sembra che l'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è la differenza di tonalità del colore tra la sommità del cappello, di un giallo un po' più acceso, e invece la corona, non so se si chiama in questo modo, che invece è un po' più scura. Solito nastro rosso, e belli anche gli effetti dei tagli della riparazione che è stata fatta al cappello stesso. Ovviamente può essere applicato a questo particolare taglio di capelli, che è munito anche di frangetta, quindi potrà essere cambiato appunto quello di default su Luffy, per andare poi ad applicare questo con la frangetta e il cappello andrà incastrato in questo modo. Quindi il cappello purtroppo non potrà essere messo, ad esempio, appeso sulla schiena di Luffy, anche in questo caso set a parte per questo effetto. Poi abbiamo il cosciotto di carne rappresentato nel suo iconico stile anime, con l'osso che passa la superficie da parte a parte e una parte, un morso che manca, infatti si può notare all'interno del cosciotto stesso. Ovviamente può essere messo in mano a Luffy. Possiamo metterglielo in mano andando a rimuovere la parte inferiore dall'osso per infilarla poi nella mano che viene appositamente fornita da Bandai, per dare appunto la sensazione che Luffy ce l'abbia in mano, doppio senso numero 2, e voglia metterselo in bocca, doppio senso numero 3. Poi andiamo avanti con le mani intercambiabili. Appunto, a proposito di mani, abbiamo tre paia più i pugni chiusi di default sull'action figure. Abbiamo questi palmi aperti con le dita leggermente chiuse, queste probabilmente adatte al bazooka, una delle tecniche di Luffy. Poi mano destra con indice puntato e il resto della mano è chiusa, e quella che abbiamo appena visto appunto per afferrarsi il cosciotto, doppio senso numero 4. Poi abbiamo, anzi vi faccio vedere prima ovviamente anche i pugni chiusi, immancabili per un personaggio come Luffy. Abbiamo anche i volti intercambiabili, già che ci siamo, vediamo questo classico sorriso di Luffy con sguardo molto deciso. E poi abbiamo altri, secondo me, riprodotti, scusate, molto fedelmente. Abbiamo questo con il pezzettino di carne appunto ancora in bocca, il volto sorridente da applicare appunto insieme, in qualche posa insieme al cosciotto che abbiamo visto poco fa. Poi un altro volto sorridente, ma questa volta a bocca aperta. E poi uno invece arrabbiato, con la bocca ancora più spalancata e gli iconici occhi di Luffy quando è appunto su tutte le furie. Secondo me volti molto ben rappresentati, molto fedeli all'anime, quindi molto soddisfatto di questi accessori e in particolar modo proprio dei volti. Diamo adesso un'occhiata alla figure, che a primo impatto mi restituisce una buona sensazione di stabilità e un'ottima resa estetica. Parlo di stabilità perché a volte con le Siege Figures può capitare appunto che semplicemente andando a scuotere la figura in questo modo si vedono gambe, braccia, collo ballare un pochino. Invece in questo caso, ragazzi, il lavoro è ottimo. Anche dal punto di vista estetico, come dicevo, sono molto soddisfatto perché somiglia tantissimo in tutto e per tutto al Luffy nella sua prima versione, quindi quella di Romance Dawn.
Quindi comincerei dalla testa, abbiamo già visto prima nella sezione accessori quanto sia ben realizzata, anche i capelli, comunque scolpiti in ogni loro parte e a mio parere privi di difetti. Poi verso la casacca, la giacca, la camicia, la maglia, come volete chiamarla, di questo colore rosso, la prima parte, quindi quella superiore, è un tutt'uno con il corpo, o meglio, potrebbe essere rimossa, ma è comunque non si va, non è una parte mobile, al contrario invece della parte inferiore che come vedete è un pezzo mobile e quindi è stato fatto in questo modo, è anche abbastanza morbido per permettere appunto l'articolazione dell'addome e del torace. Poi, per quanto riguarda il resto dello stile, braccia e gambe molto magre, in pieno stile One Piece, quindi pienamente soddisfatto. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è questa articolazione qui della spalla che è pienamente visibile. Questa cosa è una cosa inguardabile, soprattutto per le pose appunto un po' più dinamiche, come si dovrebbe dare, come si dovrebbe fare con un personaggio come Luffy. Poi scendiamo ancora di più verso il basso, anche la parte dell'inguine è abbastanza mobile per favorire la mobilità e la colorazione, la verniciatura di entrambe le parti del vestiario sono prive di sfumature, però comunque mi sono abbastanza soddisfatto anche di questa parte con i bottoni dorati, il rosso della casacca, le due parti coincidono perfettamente e il blu, l'azzurro molto acceso dei pantaloni. Poi ragazzi, andiamo ancora più in basso dove troviamo appunto, come dicevo, le gambe di Luffy, sempre molto magre e molto lungiline, fino ad arrivare ai piedi con la particolarità, scusate, di poter muovere la parte anteriore, la punta del piede, andando a creare questo giochino con la ciabatta per nulla scontato, quindi anche questa cosa mi piace particolarmente per eventuali pose, ad esempio di calci in questo modo, con la ciabatta che può fare questo e dà il tutto, rende il tutto molto più realistico, molto più vero. Quindi ragazzi, vediamo un attimo le articolazioni, abbiamo la testa che può ovviamente ruotare di 360 gradi, anche lateralmente, essere piegata in avanti grazie anche all'articolazione del collo fin qui, quindi di tantissimo, e anche all'indietro più o meno fin qui. Poi abbiamo, non mi sembra che ci sia una butterfly joint, no? Quindi il braccio può essere portato in alto fin qui, anche a superare i 180, come vedete. La spalla può essere alzata e abbassata a seconda delle necessità, il braccio può ruotare ovviamente a 360 gradi, quindi anche all'indietro. C'è la rotazione del bicipite, tra l'altro articolazione molto ben visibile, doppia articolazione al gomito e ovviamente anche il polso è mobile. Poi veniamo al torace che può ruotare tranquillamente. Articolazione anche all'addome, si può piegare in avanti più o meno fin qui e all'indietro andandolo a strecciare di parecchio, quasi praticamente a 90 gradi. Peccato che con tutta questa mobilità davvero non ci siano gli effetti gomu gomu perché si sarebbero potute fare delle cose veramente incredibili. Poi vediamo la rotazione del quadricipite non c'è, le gambe però si possono alzare praticamente fino ai 90 gradi, anche leggermente più in su, possono venire in avanti fino ai 180 e anche superando la linea di 180, così come anche all'indietro, quindi ottimo anche lo sculpt di questa parte del sedere di Luffy perché permettono un movimento a tutto tondo. Poi andiamo ancora verso il basso dove troviamo, ah ecco, qui c'è un possibile movimento della gamba, quindi non c'è sui pantaloni ma è all'interno, va benissimo. Doppia articolazione al ginocchio, un po' limitata dallo sculpt dei pantaloni, però come vedete Bandai ci ha pensato, quindi non ha scolpito tutti i pantaloni perché altrimenti si sarebbe fermata praticamente qui la gamba, ma ha fatto sì appunto di creare questa sorta di incavo per poter muovere la gamba anche all'indietro con un maggiore raggio. Poi abbiamo anche l'articolazione classica a sfera per la caviglia e come vi dicevo prima anche l'avampiede può essere articolato.
Nulla ragazzi, io direi che mi ritengo abbastanza soddisfatto di questa figure, dal punto di vista estetico è molto bella, adesso bisognerà testarla anche in qualche posa un po' più dinamica, vediamo cosa riesco a fare senza una basetta e senza un supporto, però ottima la colorazione, la verniciatura in ogni sua parte, nessuna sfumatura come dicevo, però rispettate secondo me le proporzioni delle spalle, delle braccia, la grandezza anche delle gambe, insomma tutto perfetto. Nulla da dire, davvero molto soddisfatto dell'acquisto. Unica pecca per quanto mi riguarda, queste articolazioni in vista qui sotto il braccio che davvero non si possono guardare. Ecco Luffy non ancora posato nella collezione di Sage Figures di Dragon Ball perché purtroppo per il momento è l'unico pezzo in collezione dedicato a One Piece. Intanto quindi colgo l'occasione per mostrarvi un po' della mia collezione di Dragon Ball, poi troverete tutti i video dedicati sul canale. Le proporzioni sono comunque abbastanza azzeccate, più o meno la stessa altezza di Goku, ovviamente più mingherlino perché si tratta di Luffy e non del pompatissimo Goku. Eccomi di nuovo qui per la conclusione del video e per le mie considerazioni finali su questo Luffy di Sage Figures. La prima di, spero, una lunga serie di Sage Figures che entreranno a far parte della mia collezione dedicate a One Piece. Perché sono rimasto veramente molto soddisfatto nel globale in generale di questo Luffy. Anche se purtroppo non è esente da difetti. Primo fra tutti le articolazioni della spalla, che secondo me sono inguardabili. Ci sarebbero stati diversi modi per andarle a nascondere, per andare a rendere un po' meglio quelle articolazioni, e quindi secondo me una cosa molto molto negativa. Poi, ragazzi, il solito discorso che non voglio essere ripetitivo, quindi non mi ci soffermerò troppo, perché lo dico in tanti video di SH Figures, mancanza di basetta e di effetti. Questa è una figura che come rapporto qualità-prezzo è ottima, perché costa intorno ai 30-35 euro, ma personalmente preferirei pagarla un po' di più, 50-60, non lo so, ma avere una figura definitiva, quindi con il kit di effetti di attacco, gli effetti Gomu Gomu, la basetta, eccetera, eccetera. So che queste sono trovate commerciali che per vendere appunto il kit a parte e quindi farci più soldi, però è una cosa che continuerò a dire che non mi piace per SH Figures. Per il resto, ragazzi, visi intercambiabili, accessori, il cosciotto di carne che è una chicca bellissima per questo Luffy, i visi sono fantastici. Nel globale, veramente la figure, scusate, mi è piaciuta veramente tanto. Quindi acquisto consigliato, io ho fatto il mio su ilcolossodeinerd.com. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, mettete mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E come al solito ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragà, a presto!